che poi a furia di andare al Bricco incontrerò mai Michele Molteni. Sfogare la mia creatività. Ciao popolo di YouTube e benvenuti in questo nuovo progetto di arredamento. Quello che andremo a fare è un hack di un mobile IKEA, questo letto. Ho smontato tutto, questa è la stanza del mio bimbo. Voglio provare a sfruttare lo spazio tra la scrivania col letto sul palco. Il motivo principale è che spostare il letto e metterlo in questa direzione è praticamente impossibile, perché io qui ho solo 1,98 m, meno di 2 metri. Qualsiasi letto è sempre più lungo di 2 metri, quindi cosa faccio? Sfrutto questo letto che è estendibile perché segue la crescita del bambino. Posso adattarlo in larghezza. Ovviamente non è un letto sul palco. La mia idea è appunto sollevare il letto con una struttura che andrò a costruire su questo lato della stanza, sollevare il letto, appoggiarlo alla struttura in modo tale che il bimbo potrà sfruttare la zona alta per dormire e la zona sotto per studiare, fare i compiti. Come vedete la stanza è molto piccola, è circa 1,98 m, 1,95 m per 4, è molto lunga. Vediamo se con questa idea del letto sul palco, che comunque piace ai bimbi, miglioriamo la situazione. Mettiamoci al lavoro e usiamo le mani. Allora, una volta che abbiamo tagliato i gambi del letto, adesso andiamo a costruire la struttura su cui appoggerà il letto. Principalmente su 4 assi in verticale, che ho preso dello stesso spessore, quindi abbiamo 3 centimetri, sono un po' più larghi, sono per 10. L'idea è appunto fare questa struttura che dia la possibilità di appoggiare, scaricando tutto il peso a terra, così. Sono un po' indeciso sull'altezza, stavo pensando di fare 1,50 m. È vero che per andare sotto poi ti devi piegare, però non vorrei che poi, stando a letto, ho poca aria sopra la testa, sia comunque brutto di essere incassato sotto al letto. La struttura sarà tutta appoggiata sui 3 lati, inoltre pensavo addirittura, per renderla ancora più sicura e più robusta, di tassellarla in modo tale che non si creino oscillazioni alla struttura. We'll be right back.
Adesso lo incollo, lo avvito e poi proveremo a posizionare il letto sopra. Controlliamo anche che sia tutto in molla. La parte più complicata arriva adesso, quando posizioneremo il letto sopra e dovremo assemblarlo con dei pezzi che abbiamo sganciato. Eccoci, il progetto va avanti, non con poche difficoltà. Ritorniamo nella nostra struttura. Ho dovuto rifare tutte le corsie dove appoggia la rete. Da questo listellone l'ho incollato, ma oltre alla colla aggiungerò delle viti e mi faranno anche da supporto per le spalle laterali. Prima o poi mi farò un abitatore serio ad impulsi. Questo è una mezza schifezza per il legno. Bene ragazzi, i lavori procedono, devo dire la verità, sono contento, tutto si è risolto. Anche quei problemi che mi sembravano irrisolvibili, alla fine, soprattutto come vi ho fatto vedere prima, con questo sistema del doppio binario ho irrobustito la struttura, ma ho anche preparato poi una solida e sicura base per la rete che andrà ad appoggiare su questi modelli. Cosa faccio adesso? Faccio le altre due cosine, comunque un po' complesse. Innanzitutto la scala, quella la lascerò per ultima. Un'altra cosa importantissima che voglio fare, sempre per migliorare la sicurezza, alla fine ci dorme un bimbo, è una spalliera, quindi alzare questo lato affinché ci sia una protezione maggiore, soprattutto per evitare cadute. Era finita. Ed è un lavoro veramente lungo, però sono contento del risultato. Non pensavo addirittura di farcela, è stata un po' una scommessa. Questa è una struttura fatta e addossata al muro, su misura, piena di viti, di colla, quindi non è da considerare come un mobile che smonto e poi rimonto, porto via. È un po' come se fosse una cucina in muratura, quindi segue la stanza, il giorno in cui si dovrà smontare va smantellato. Perché vi dico questo? Con questa logica io adesso stuccherò anche le viti, saranno poi a scomparsa e vernicio sopra, così viene tutto più omogeneo. Venite con me che vi faccio vedere un po' quello che ho realizzato più da vicino. Qui abbiamo la scala che non ho documentato tanto nelle fasi costruttive, in realtà è molto banale, ci sono dei listelli con dei pioli appunto avvitati, non ho fatto strutture di sostegno anche perché penso che la scala possa reggere anche con due viti per lato abbastanza grosse e robuste. In basso l'ho avvitata al muro per una maggiore stabilità, non so se si è visto, mentre in alto l'ho avvitata qui alla struttura portante, non alla spalla. Altre modifiche che ho fatto alla vecchia struttura per migliorare la salita sul letto, ho tagliato questo pezzo, non so se vi ricordate, c'è una curva, inserendo un altro listello qui per sia migliorare l'estetica, sia dare anche un supporto poi alle mani quando il bimbo dovrà salire. Ho aggiunto dei listelli che ho fissato, adesso stanno incollando con le viti per estetica, ma anche per evitare che il bimbo possa infilarsi in questo spazio. E un'altra cosa, un'altra modifica, la vecchia struttura che era curva, per omogeneità, perché ormai è tutte linee quadrate, tagliato anche con la curva che veniva qui. Questi tagli non sono perfetti, però secondo me con un po' di stucco e con la vernice dovrebbe essere tutto più gradevole. Andiamo a sbirciare anche l'interno, qui dove appoggerò la rete. Questo è il binario che in pratica è stato rifatto rispetto alla precedente struttura, quindi abbiamo il portante, il supporto per la rete e il blocco dei listelli della rete per non farli scivolare. Ho finito di passare lo stucco, adesso lasciamo asciugare, domani carteggiamo e tinteggiamo. Domani si vernicia. Vado a farmi una doccia.
pitturiamo con lo smalto. Ho preso uno smalto in cui c'è scritto monopassata, cioè bianco. Dovrebbe bastare solo con una mano. Ecco, siamo arrivati alla chiusura del video. Questa è la stanza. Ho inserito anche delle luci a LED molto banali, sia attaccate sul perimetro qui in alto, ma anche collegate alla lampada, così si può giocare un po' con i colori, fare qualche giochetto effetto di luce che piaceva molto al bimbo. Come avete visto, adesso la parte di questa stanza può essere sfruttata appieno per usare la scrivania, ma anche un suo angoletto giochi, e dormire in alto con la sua struttura a soppalco. È comunque una struttura abbastanza alta, quindi fate molta attenzione, valutate se e come farla. Io voglio anche migliorare la sicurezza andando ad aggiungere un'ulteriore spalliera qui, proprio perché quando il bimbo andrà a scendere sulla scala non rischia di mettere il piede a vuoto, perché la parte più pericolosa è la discesa, non tanto la salita. Quando poi è su, è ovvio che, a meno che non si lanci dall'alto, è tutto molto sicuro perché la spalliera è alta. Tutto sommato direi che sono veramente soddisfatto del lavoro, e se vi comunque passa per la testa di fare un progetto simile, scrivetemi nei commenti se avete delle domande sulle misure, su tutto quello che vi possa servire per aiutarvi a realizzare qualcosa di simile, e io sono a disposizione. Se questo video vi è piaciuto, in qualche modo vi ho ispirato, iscrivetevi al canale, mettete un like, ci vediamo al prossimo progetto, ciao!